Le conseguenze del caldo e della siccità andranno oltre l'estate. È per questo che gli agricoltori svedesi stanno facendo il pieno di fieno per il prossimo inverno per riuscire a nutrire i propri animali e non essere costretti a macellazioni d'urgenza. Normalmente ci sono due, a volte tre raccolti di fieno. Non sarà così quest'anno. Infatti, come spiega il ministro dell'Ambiente, non ha senso seminare sul cemento sperando che venga fuori qualcosa. Dobbiamo aspettare la pioggia, una cosa su cui gli agricoltori non hanno ovviamente controllo. Il fieno ormai è scambiato come l'oro. Le scorte sono stimate. Svedesi e danesi comprano a prezzi esorbitanti. La Norvegia importa anche dall'Islanda. Nei prossimi tre mesi saranno importate circa 35 tonne latte di fieno. Le piogge hanno portato alla sovrapproduzione in Islanda e circa 50.000 balle sono state inviate ai paesi scandinavi. In questo lotto ci sono circa 400 balle di fieno per soddisfare il fabbisogno e gli ordini della Norvegia saranno necessari circa 120 di questi lotti. Saranno trasportati al porto in circa 1.300 camion. I costi di trasporto sono elevati, senza parlare del rischio di introdurre elementi patogeni ed erbe infestanti. Una soluzione provvisoria è comunque costosa per la Norvegia. Nell'estate più secca degli ultimi 70 anni il paese ha azzerato i dazi all'importazione di fieno dall'estero come aiuto d'emergenza.